Non dovrebbe più scaccare. C'è un problema brutto in questo periodo dell'anno, perché giustamente siamo tutti quanti a casa, tutti quanti al telefono, e giustamente va male pure l'internet. Allora, vediamo chi è che c'ha delle. The next stop Spero is non mi perda leagues frame, away. guarda. Plan accordingly. Allora, intanto diamo la testolina qua. Experience, however painful, is the Non vedo greatest botte teacher of all. di cosa. Potenziamo le varie abilità adesso. Aspetta, allora sicuramente dobbiamo potenziare questo a lei. Potenzialmente anche questo, direi. E la cura assolutamente, l'incisione pure. Io andrei quasi quasi pure col blind, però aspettiamo e vediamo che cosa possiamo potenziare al top. Guardia per 3, no, io farei comando. Lo vedo safe adesso. Si vede, c'era stato un attimo di Twitch, non lo so che cacchio gli era successo a Twitch. Ce ne abbiamo uno, ci potenziamo la mira attenta. Vai, va. Let's try. Che Conventional c'ha failure, l'esercente? Gli but compro qui. fairly priced. E basta. Che cazzo gli compro? Tanti trinket ce l'hanno tutti quanti. Chi è che sta messo brutto? Allora, Nerone e Alka non si piacciono. Facciamo così. Lei sta combinata male con Nerone, niente. Facciamo così, almeno intanto togliamo lo stress. Poi diamogli ste carte. Tutte positive. No, no. Vai, vai. Ok. Diamo le frittelle a tutti. Così c'hanno gli HP extra. E poi basta, raga. Poi siamo golden. Gli diamo questo qua della guardia a lei. E non è che ci abbiamo. Non è che ci abbiamo chissà cosa da fare. Bella Pippo, buonasera, caro. Mi dispiace che ho dovuto riavviare lo stream, sorry, ma c'è stato l'attimo di coso perduto e dovevo per forza riavviare. Ste frittelle sanno da buttare, non ci facciamo niente con questo. Ma io c'ho quattro, non c'ho i soldi, c'ho quattro soldi. What? Detto mo, visto che c'ho i soldi, vado e compro. Invece no, perché avevamo speso tutto quanto l'altra volta. Rain, fire, and rot. Vantaggio in battaglia meno Is there no sanctuary 33%. from this madness? Ci abbiamo una regione prima della montagna. Qui ci abbiamo taneferine, oasi e ospedali raddoppiati. Secondo me ci conviene questa. Non tanto per la ricompensa che sti cacchi, quanto per le taneferine. Le taneferine sono buone per guadagnare punti importanti per andare verso la montagna. È vero, non ci abbiamo la montagna subito subito. Io mi ricordavo invece che ci mancava una zona quando abbiamo chiuso l'ultimo episodio. Infatti sarete stati lì a Diala, ma che stai a dire, ne mancano ancora due. Vabbè, ma stasera ce la facciamo arrivare dal boss. E sono curioso, voglio vedere che è sto boss dell'atto 2. Ci arriviamo subito subito alla fine dell'atto 2, eh. Siamo stati Propriety floats listless on belli the tide. potenti. Brined in noxious degradation. Allora, gli ospedali possiamo doggiarli tranquillamente perché abbiamo visto un sacco di fight. Bene, bene. Che ci abbiamo? Ci abbiamo. Facciamo assistenza? Sì. Ma sì, ma sì. Vai, vai. Andiamo di qua, vediamo che succede. Poi dopo vediamo un attimo la faccenda. Io andrei. Cavolo, la torre d'osservazione è lontanissima. Io dopo farei pure il covo. Però senza rischiarcela ad andare dal boss. Facciamo i primi due fight e poi ce ne andiamo. Oppure possiamo fare fight o oblio fight. Però secondo me fight o oblio fight è molto più pericoloso del covo, onestamente. Vabbè, intanto vediamo sta roba che abbiamo qua davanti e poi ci organizziamo lì. E saluto.
palle, questo se ne vuole andare. Io vorrei rimediare qualcosa, però meno 15 sulle torce così a palo secco potrebbe essere rischioso. Anzi, lo sai che c'è? Perché ci darebbe cibo e scatolame. Facciamo così. 15. Madre mia, però. Che not worth. Che merda. Ci ha dato la sella, ci ha dato. Andiamo verso il punto interrogativo, amici. Non voglio più aiutare nessuno. Va bene così. Ci hanno dato lo schifo. Una scarpa e una ciabatta ci hanno dato. Questo. Che paura. Ah, è un oasi davanti. Che flop. Le prime due cose, proprio le prime due girate. Mo' mi sa quasi quasi andrei a destra. Preferisco il baule. Oasi. Oh yeah! Tanta roba al gameplay su Alex. Grazie Pippo, grazie, grazie caro. Sono contento che vi stia piacendo. Io devo ringraziare infinitamente Walter che me l'ha giftato qualche mese fa, tra l'altro, perché me l'ha giftato dicendo: "Ala, quando finisci il prossimo gameplay, mi raccomando, facciamo una cosa diversa." E ci ha visto bene lui. È stato lungimirante perché io non gliela facevo più a giocare il solito RPG fantasy, e in più è anche stato ricevuto da voi con piacere, quindi sono contento. Ma andiamo a destra qua, ecco. Io una cosa che non ho ancora capito: quando ti fa giallo vuole semplicemente dire che è la strada gialla dove non ci sono combattimenti, e blu indica che c'è la cosa col combattimento, oppure quando te lo fa vedere qua e non solo qui sulla mappa c'è qualcos'altro? Non credo che ci siano altre info là. Bella Alka, buonasera, buonasera. Come andiamo? Tutto bene? Io me la cavicchio, devo dire, me la cavo abbastanza bene. Ho avuto un po' dei problemi di cervicale, devo dire. Però adesso bene. Spero che voi pure ve la passiate più che egregiamente, ragazzi. E che questo Capodanno sia un bel Capodanno e che sto 2023 vada molto bene per tutti. A chi gliela diamo una coltellata, a questo? Ma che è 5 danni? Cioè, con tutte le skill potenziate, 5 danni. Questa miseria. Ecco, questi sono danni. Bel criccone fatto bene. Allora, questi spegniamoli, famo gli airblind. Belli. Penso sia giallo la strada pulita e l'altra è quella distrutta. In realtà... ci stavo a pensare pure io. Io devo abbassarmi un po' l'audio nelle orecchie perché sennò urlo io in real. E era quello che avevo pensato pure io inizialmente. Però mi chiedo sempre se magari ci abbiano aggiunto qualcosa di extra. Però in realtà non credo ci sia nulla di segreto aggiunto alla cosa. Se lo colpiva gli arrivava lo stress a 97 a lui. A me fanno troppo ridere, è una cosa favolosa. Quando fanno quella cosa un po' in stile... cavolo, com'è che si chiama quel film? Non mi viene in mente quel film... cazzo, quando mi viene in mente il titolo del film ve lo dico. Loro si girano di scatto e fanno uguale a quel film là. Mi conviene fare questo e cercare pure di ucciderlo sto coso se riesco. Però penso che ce la facciamo. Questa dalla la sua inutilissima manata missata. Eccoci qua. Ecco, già 8 insomma. Un danno che è un po' più abbordabile. Dagliene una a lui. No, lui fa 4 di stress. No, 2. Che merda. Niente, boh, faccio così. Ustioncina. Ci abbiamo messo un turno di troppo a far fuori questa. Però adesso arriva il bombone vero. 34. Mannaggia. Lightwayman è una bestia.
Si è esploso, ma penso era la mia connessione. Speriamo di sì, Alka. Non perché spero che la tua connessione esploda, ma perché avevo avuto un po' di problemi prima. Ho dovuto riavviare lo stream e tutto. Adesso mi sembra che vada liscio. Non eri nominato nel modo giusto la donzella. Oh mamma, ho sbagliato qualcosa. Aspetta un attimo che controllo. Se inizia round per primo critico al 66, appena passo il 2. Però 90% ricevute dalle abilità. Cioè, viene curato di zero. Però c'ho il critico assicurato al primo turno. Ah, perché tu dici. Perché non si chiama Pippo Bau, dici in quel senso, Pippo? È colpa di Crio. Mediamente su Discord è colpa di Crio quando succede qualcosa. Quindi. Bene, abbiamo finalmente un ingresso all'obbligo. Adesso l'ingresso bene, poi il fight più merdoso della storia. Crepiamo in 5 ore, speriamo di no. Dovrebbe andare liscia la cosa. E questi stanno incarogniti, vogliono fightà. Li facciamo fightà. E Alka è l'Highwayman. L'Highwayman. Non so se nelle live passate può essere di sì, però quando abbiamo finito poi l'atto 1, i personaggi li devi rifare per l'atto 2, che è un po' strano come cosa. Un fight facile questo, meno male. E quindi ho un po' rimescolato il party. Mi sa che l'unico che è rimasto con lo stesso nome è Nerone, che è il come si chiama in italiano il soldato, lo chiama? Il militare, ma lo potranno chiamare il soldato, ma che cazzo è il militare? Però c'ha guardie. Che schifezza. Facciamo così, mi baffo. E poi lo scoppio al prossimo turno. Questo. Counteriamo l'effetto del. Ma no, non counteriamo proprio un bel niente. Una cosa che non ho ancora capito, ragazzi, secondo voi è più importante segare prima uccidere è più importante uccidere prima il comodino o il bambino? Stavo per fare una frase molto infelice. È meglio uccidere prima il comodino o il bambino volante? Secondo me è molto più pericoloso il comodino, e infatti gli vado a levare subito sta guardia. Comodino, infatti siamo d'accordo, vedi, il comodino è veramente pericoloso. Non so se accecarli. Vediamo, va. Questo è attaccato, 6 danni, farlocchi vanno benissimo. E mo che gli devo fare? Non so se fargli un sanguinamentone, perché se gli faccio il coso non facciamo. Guarda il mega sanguinamento tu. Così intanto gli mettiamo lo stoppino sopra. Poi bisogna levare dai coglioni il comodino. Oh mamma, guarda che tanto lui non attacca però. Ha anche rotto la ciolla questo, devo dire. Becca questi 3000 danni. O potrei curare lei, ma potrei pure distribuire dei danni e levare la schivata a quel coso. Così almeno il bambino c'ha 13. C'è il comodino. Così va, giochiamocela safe. Esatto, Alk. Sì, il problema è proprio quello che. Il fatto che. Più che. Perché i buff anche sti cavoli, ma le cure veramente sono. Sono una rottura di coglioni allucinante. No, Pippo. Non lancia proprio niente. Ci saluta gli angeli. E questo Death Door? No, ahimè, purtroppo no. Però se adesso sì, solo che mo farà il suo attacco di merda. Ecco, crittato, che stress. Mi pareva. A parte che lei si poteva curare con questa, in realtà non è che era così impellente la cosa.
Ma bisogna eliminare questo. Il bambinello comunque da quando hanno aggiunto il comodino nel... Noi ormai parliamo, cioè abbiamo un linguaggio... No? Da quando hanno aggiunto il comodino nelle ultime patch, il bambinello è proprio diventato, secondo, non serve più a una sega, lo lasci lì che gioca, tipo il bambino scemo in classe, metti in un angolo, fa le cose sue, anzi no, ho detto una cosa che non è carina, però ecco, per capirci, tipo il bambino scemo dei Simpson, ecco, però in realtà non andrebbe fatto. Dunque, io a sto punto, il problema qui è che ho accecamento e c'ho pure schivata, non colpirò mai una mazza, però... Non c'ho niente da fa. Ah, però ho tolto. Questa è un po' OP come cosa. E in realtà è stata comoda, perché io pensavo di levarmi solamente il blind su di me. Invece ti levi tutte e due. Questa me la devo ricordare. Non so se faccio, mi assicuro A breakthrough. C'è l'altro bambino. Minchia, ce n'è un altro di bambinello. Cioè, oltre al cherubino ce ne stanno altri. L'abbiamo fightati, eh? Non mi ricordo se l'abbiamo fightati. Però diciamo che ecco. Madonna santa. I comodini sono proprio una rottura di coglioni. Oh, eccoci qua. 1, 2, 3, arrivederci. 34. Muori. Posto. Tra l'altro il comodino, se non sbaglio, se rimane l'ultimo vivo, esplode e fa pure un botto di stress, come il tamburiere, se non ricordo male. Che è un bel problema. Come l'uomo del tamburo. Mostro tentacolare. Io mi ricordo quello che sta a quattro zampe, che è veramente brutta, brutta cosa, brutto, pericoloso quell'affare. L'avevamo fightato quel coso, era veramente veramente osceno. Vai, boom, 23. Sta cura è troppo OP. Ma come si fa a giocare senza? Come si fa? Come si fa? 4 danni. Come che fai? No. Vai, vai, fai il blind. Becca di sta zaccagnata e saluta. Saluta Massoreda. Ma. Comunque, quello più pericoloso per il momento dell'oblio è quella specie di uomo ragno. 100 danni. Ah, questo è quello che non mi piace. Lui scappa, tanto prendiamo tutto. Siamo super, super enormi. Nessun problema, ragazzi. Però ecco, mi è uscita male la cosa del bambino scemo. Però ecco, come succede in maniera brutale tra bambini alle scuole, che vengono un po' ostracizzati quelli strani. E il bambinello adesso è diventato una cosa del genere. Viene messo da parte dai suoi amici che fanno danno o che creano più disagio di lui. Lui sta lì, ogni tanto ti fa vedere la sua pergamenaccia di merda. Ti tira un graffio così. Poi, però lo puoi ignorare sostanzialmente. Non è un problema. Ecco, questa... Questa è una bella... un bel haul. Però noi già siamo belli vestiti, più o meno. E questo vuole andare all'ospedale. Ma all'ospedale poi dopo dobbiamo farci due ospedali. Ma che me frega, no. Due ospedali è grave, andiamo a sinistra. Non ci facciamo nulla con due ospedali. Assolutamente. Non ci facciamo niente neanche con uno di ospedale, in realtà. Perché la scorsa puntata abbiamo curato qualsiasi patologia esistente, per cui siamo super golden. Behind me. Andiamo così. Andiamo un po'. E vabbè, qua bisogna spicconare. Quanto frantumano la minchia sti mob. Preso questo, è stato scroccantato in maniera non indifferente. Altri 4 danni, belli golden.
tutto non è mai divertente, devo dire. Vedo il potenziale. Tanto dopo ci abbiamo comunque la l'oasi. Quindi stiamo abbastanza tranquilli col fatto che con l'oasi riusciamo a toglierci pure lo stress se dovesse mai salire più di tanto, ma... Innanzitutto lo leviamo a lui. E mo questo qua bisogna piano piano tirarlo giù. Questa è una bella rottura di coglioni. Parecchio stress. Questi sono abbastanza infami, eh. Come si chiamano tra l'altro questi che poi c'erano pure sull'uno? Dei ghoul, semplicissimi. 8 di sanguinamento, divertiti. 800 di sanguinamento, cioè 12 sanguinamento. Minchia, 3 danni gli ha fatto, veramente. Disgustoso. In questa zona c'è il Leviatano. Sì, c'è il Leviatano come boss. Che il trofeo noi ce l'abbiamo. Ma vediamo come ci arriviamo. Perché magari diventa interessante provarci, chi lo sa. Non credo, però... Fosse mai che ci viene in mente di fare il Leviatano, lo potremmo fare. E il Leviatano è quello che lascia i trinket principalmente per build di sanguinamento. Che sì, ci potrebbe stare col party che ci abbiamo, perché ci abbiamo alla fine due VG che fanno bleeding. Però non... Sì, è infame. Tra l'altro il Leviatano eredita parecchie cose, o meglio parecchie. La meccanica del Leviatano è analoga a quella della Hug, no? Nell'uno, che era quella col calderone che ti ficcava nel calderone. Lui evoca la mano che ti porta sotto e ti frega un personaggio. Sostanzialmente il giochino è lo stesso. Però è forse è il secondo boss più rischioso dopo il generale. È proprio la roba più tossica che c'è in assoluto. Serve un po' di fiamme qua, eh? Un incontro russamento leggero. Ecco sì, un incontro di assistenza con magari 30 di cose sarebbe buono. Ci possiamo passare dal Leviatano, perché comunque il loot è sempre buono, però... Non so se vale la pena di farlo, onestamente, probabilmente no. Perché è rischioso come boss, visto che mo noi la nostra testa di bambino ce l'abbiamo appesa al carretto. Esatto, io considero, sono d'accordo su tutto a parte per libraio e bambinello, nel senso il bambinello è il secondo più facile. Diciamo il secondo meno rischioso, perché sono tutti rischiosi. Se te dice male, te dice male. Però il libraio è proprio easy peasy. Bambinello un po' più difficile, però vale la pena rischiare, perché il trinket, cioè il trofeo del bambinello è utile. Quello del libraio, boh, una mezza cacata. Io andrei... Però qua ci abbiamo... Però dopo ci abbiamo un altro incontro, perché potrei fare sta route qua e farmi fight, oblio fight, torre, assistenza, così recuperiamo un po' di luce. Poi andare qui sconosciuto, poi fare fight e fight pure al centro. Potremmo fare così. Se no facciamo il covo e praticamente basta. No, conviene andare a destra, molto meglio. Sti cazzi del covo, via. Con il libraio in realtà, sai, Alka, è abbastanza, è un po' tricky. Però c'è di avere il party giusto. Però se fai un party che c'ha un sacco di danno su sulla fila 3 e 4, quindi c'hai tipo, che ne so,
la come si chiama la guerriera, quella femmina che con la falcione che non mi viene mai in mente, quella che sta davanti, che lei può attaccare, che c'ha l'Iron One che attacca il 4 e poi c'ha il sanguinamento che attacca il 2 e 3. Comunque devi avere un party pesante che hitta un botto qua, così quando il boss arriva in slot 2 gli dai gli ultimi colpi e non arriva davanti, perché se arriva davanti è finito il fight, cioè ti mangia la vita. La furia, esatto. Fare una roba tipo furia. Anche sto party così, questo che ci abbiamo noi, sostituisci Dismas con la furia e lei la giochi con la granata appestante, quindi non la giochi cerusica ma la giochi normale col veleno, e poi ultimo chi te pare, va bene pure con questi cacchi, tanto lui c'ha di buono che si tira la rappresaglia, e comunque qualche attacco di rappresaglia lo riesce sempre a fare, non male ce la fa. Qui ce dobbiamo spicciare perché non ci abbiamo tanti turni, abbiamo solo 5 turni. Ma devi one shot up però, eh? Io mo se vado indietro, questa la uccido poi col passo del duellante, sì. Almeno levo dalle palle questo, madonna, 23 imploso. Tishon. Bel crittone. Un sacco di stress sti bastardi maledetti. A uno rimane, no, a due. Steady yourself. Comunque con sto party devo dire che stiamo veramente spaccando il mondo, eh. Sono ultra soddisfatto di questa team comp. Non muore nessuno qua, a parte te. Non muore. E a parte te, suffering begins. No, però tanto lui non lo può levare lo stress. Stavo pensando, dico, magari a parte ho crittato, magari posso stallare sto fight un attimo e curare lo stress, ma non è questo. We are the flame burning brightly for all the world. Una bottiglia di whisky, tutta sta manfrina per una bottigliaccia di whisky, magari pure quello scadente. Ah, andiamo su. Qua abbiamo un altro fight, paro paro, viene precisa come cosa. Ah no, abbiamo questo, è vero, giusto. Oblio, abbiamo oblio fight e poi stiamo tranquilli per un pochino. Potrebbe rivelarsi poco fan questo, vediamo un po'. La scolaresca ci è capitata qua, la maestra davanti, dove vanno questi? La scolaresca, un comodino, una classe dei bambini e la maestra. Vieni, vieni. Questo in slot qua è proprio gratis, devo dire. Allora, cominciamo subito dal bambinello. Gli diamo subito una bella saccagnata. Bello. Bello il crittone, ci piace. E vai, e il bambino ci saluta appena fa il turno. Il bambino, il comodino, scusate. Sto doppio blind non è stato carino, devo dire. Non è stato per niente carino. Anche perché adesso è il loro turno e non è bella sta cosa. Però facciamo così. Critico, certo, makes sense. Mi sembra giusto. The enemy weakens and wanes. Lascia che ti racconti un'altra storia del periodo delle guerre. Vederci. Questo mo farà un crittone non indifferente. No, invece si buffa perché è scemo e pagliaccio. Dobbiamo eliminare questo coso. Io spero di... A lei il critico ce l'ha. Bello. Lei deve tirare una picconata da 3000 danni e ucciderlo. Ah no, non possiamo invece. Che so.
Big Solan. Non va neanche in The Store, la grittata la riesce a fare. Che è un sano 13 di fame, eh? Non è male. Ci voglio credere. È proprio sprecato. Questo qua. Ma tutti alla fiera di quelli che rimangono a uno? Che, no, che sfiga! No, stavamo messi così bene. Vabbè. Non è un problema, però cavolo, che sfiga assoluta. Andiamo al bimbo così non fa il turno. Che assurdità. Death door for you, amico mio. Avrei voluto curare, ma che vedevo di lui. Vediamo un po'. Devo levare sti cosi qua, sti cadaveri. Mo li levo con lei. Tanto il bambinello ce lo possiamo cincischiare pure per due turni. Questo non fa una mazza. Così riesco un attimo a curare, a fare tutto il necessaire. Lo curiamo pure al prossimo turno a lui. Anche perché il bambino se lo tocco implode. Però questo c'ha ancora due turni. Cioè tecnicamente è morto. Non è che c'è. Questo tra un turno crepa in automatico. Per cui invece si è fatto la sua mossa inutile. Mo è morto. Lei la cura un altro po'. Diamo un'altra curata pure a lui. Belli tattici. Un'altra baffatona. Un interminable e crittone. Boom. Vai, riparatore. Stallare serve. Se non si stalla, ragazzi. Anche se su questo qui, l'ho detto tante volte, su questo sono riusciti a mitigare lo stallo. Mentre sull'uno a volte stallavi come un animale. Anche 5-6 turni di fila. Butta via questo. Era bello putrido sull'uno stallare i fight. Però cavolo, c'erano dei combattimenti che se non stallavi non facevi, cioè non combinavi nulla. Attenzione. Attenzione al quadruplo bambinello. Potrebbe essere un fight pericoloso. Non l'ho mai vista una cosa del genere. Bambinello quadruplo. Questo è pericolosissimo, ragazzi. Super pericolo. Questi potrebbero digievolversi in qualsiasi cosa e fare un disastro assoluto. Cerchiamo di scoppiarne almeno due al primo turno, perché sennò è una situazionaccia. Se fanno 40 dodge, mi sa che non combiniamo una beata minchia qua. Amici, è vero, ci va fatta una clip. Tra l'altro, a proposito di clip, mo io da quest'anno, con questa puntata e le altre puntate, dovrò smettere di usare Premiere dell'Adobe e userò un altro programma che devo ancora decidere, perché Adobe mi ha rotto i coglioni, perché 25 euro al mese sono un botto e quindi sto cercando un'alternativa, per cui la clip la dovrò fare, la farò volentieri, clippatela qua, però farei anche volentieri uno shorts per YouTube, però devo vedere come, devo impararmi un nuovo programma, mentre Premiere lo so usare perché... Ah, che male!
Mentre Premiere so come usarlo, questo non c'ho la minima idea quello nuovo che userò e non so neanche cosa userò nello specifico, quindi vedremo. Ok, uno è eliminato. Che sigua di merda. Dovevo dare la pioggia, sì, però non lo so. Non... Cioè, secondo me questo riusciamo. Mamma mia! La zaccagnata di Alka. Attenzione. Cioè, pure qua potrei farla la pioggia, però il concetto è se faccio la pioggia le levo tutte e due. E vabbè. Se invece do la zaccagnata ne levo una, sì, però potenzialmente potrei anche dargli una zaccagnata e fargli danno e veleno. Però 75, sai che c'è? Meglio la pioggia. Diamo una picconata a questo, poi rimandiamo Dismas avanti. Ah certo, questo si fa, lo attacchi e diventa automaticamente, si fa guardia, nel senso. Cioè si fa lo scudo. Meno lui, meno lui, meno lui. Forti, eh. I bambinelli evoluti sono tra i nemici più pericolosi del giochetto, devo dire. Uno l'abbiamo tolto. Così lei si può curare. Optimus. The slow suffering begins. Mica se famo raccontare cose qua. Mi sparamo subito, dritti per dritti. Per fortuna non ti è uscito lo scaricatore di porto. Madonna, quello tira delle sardelle. Mamma mia. La sardella più grossa che ho visto tirata da un nemico è stato uno scaricatore di porto. Quando... No, ma che cazzo? Oh, vabbè, ma che si è preso? La difterite. Ma dove l'ha presa la difterite? Ma perché? La difterite. Cioè, adesso... Qua abbiamo superato, abbiamo fatto, siamo passati 8 ospedali, c'erano, adesso questa si via, la disfattite qua, che cazzo è, la difterite si è preso e non c'è più un ospedale a distanza di 300 km, mannaggia la pupazza. Danno le malattie, in realtà c'è una piccola chance che tu riceva una malattia con qualsiasi combattimento, non è necessario che tu venga colpito da un mob che l'attacca. A volte capita e basta. Ti dice male, lì ci ha semplicemente detto male. Allora, andiamo a recuperare un po' di torce qua, quindi che stiamo messi in piedi. Non è che siamo. Stavo pensando ad andare dal collezionista. Sì, sono quasi sicuro di questo Alka perché mi capita. Ogni tanto mi è capitato di trovarmi PC con le malattie a buffo dopo i fight. Quindi a meno che non è matto il gioco, in teoria dovrebbe essere che a caso ti può capitare. Allora, questi vogliamo torcia qua. Vai, vai. Qui 30, buono. Guarda che buono. Le cose inutili. Guarda che colossaggine. Brutta questo. Brutta questo. Brutta, brutta. Siamo a posto, siamo a posto. Oh, abbiamo superato gli ospedali, questi si sono presi tutte le malattie, infatti incredibile. Santuario dell'eroe mi serve, io ho potenziato tutto quello che dovevo potenziare. Vado di qua che magari il collezionista c'ha un trinket che ci salva la vita. Potrebbe farci... Adesso magari facciamo un fight facile con due zombie in croce, anche uno senza una gamba magari, per una roba tranquilla, non te pareva, madonna santa. Ma che cazzo è questo? Ma il pescivendolo ce l'aveva sempre sta roba in testa? A me non mi pare. Un pescivendolo speciale questo qua, che c'è? Sciottalo. Bello, ti piace. Io non me lo ricordo con sta roba in testa il pescivendolo. Ok.
Non sto a pensare a quello che posso fare, perché se faccio andare indietro lui... Questo, però magari questo lo one shot. Solo che poi lei non può tirare le coltellate al pescivendolo per un turno. No, dai, non lo one shot. Che miseria, che miseria. Però il pescivendolo fa l'errore grosso di attaccare la persona sbagliata. E quindi... Ah, beh, grazie, me l'hanno spedita proprio indietro, grazie, perfetto, ragazzi. Però, no, però è stata stunnata lei, maledizione. Facciamo questo. Pescivendolo, Big Dead. Questo farà la sua cagata. Insulsa. Questi praticamente in due turni l'abbiamo devastato. All'inizio del terzo turno maciullati, proprio hanno fatto la fine del sorcio. Madonna. Quella roba inutile. Quei trinket ci ha detto molto male. Sto game qua, raga, io, cioè, ci sono stati game in cui avevamo trinket unici, roba incredibile, eh. Qua ci sta proprio a dare la monnezza. La monnezza vera, eh. La monnezza quella vera. Questo me la prendo, che ci servirà dopo. Butta, butta. No, la potevo tenere quella. Ci sto a pensare adesso. Dico, quella per il boss finale in realtà non è male proprio. Lo possiamo ricomprare. Cioè, abbiamo una fracca di cose comunque noi. Siamo belli tranquilloni. È l'unica cosa che mi sento di dire, magari la prendo, che la torcia ci potrebbe far comodo, anzi mo la usiamo subito. Il resto è abbastanza farlocco. Allora ci abbiamo o fight oppure assistenza, fight nell'oblio. Bah, andiamo a sinistra, facciamo tutti i fight possibili e immaginabili, ci conviene. Dobbiamo dare una curata a Dismas, eh. Mr. Dismas deve... A.K.A. Mr. Alcatraz deve un attimo sistemare lo stress, mi sta combinato male. Che altro ci abbiamo qua? Butta via sto schifo. Sarebbe figo, però non lo faranno mai. Se mettessero come nei giochi, come su Path of Exile o in altri hack and slash, che ne so. Anche su Diablo mi pare che c'è, pure su Diablo. Il filtro del loot. Cioè che alcune cose proprio dici no, non mi interessa, le spunti, le togli. Basta. Non si molla a cazzo. Infatti, qua c'è uno scaricatore di porto pure. Bello. Bello. Leva stress, via. Via lo stress. Basta il bottone. Fosse facile così pure in real, raga. Che vi arriva Nerone e vi toglie lo stress. Allora, cancelliamo questo dalla faccia della terra. Perché c'ha un milione di vita questo? Ah, fermi un attimo. Buoni un attimo. Perché, dunque, perché scusate, questi c'avano 17 di vita. Mornostromo ce n'ha 28. Perché, che cosa sta succedendo? Io devo fare un blind e sperare che questi qua missino, perché sennò mi mangiano la vita. Per me dovrebbero aggiungere quando prendi il loot di selezione. Quello sicuro, cioè che tu possa levare dalle palle le cose prima di infilarle nell'inventario. Così ce l'hai davanti e non devi poi andarle a ricercare in mezzo alla roba mescolata. Però anche il filtro sarebbe una figata. Cioè tipo alcuni oggetti a me non me ne può fregare di meno, stanno bene dove stanno. Sì, ce la fa lui. Però loot filter è veramente una gran comodità, eh. In automatico alcuni oggetti manco te li fa vedere proprio. Cioè se ci stanno nel loot te li sta butta da solo. Non mi interessa. Per dire, ci stanno quelle ampolline che aumentano la resistenza allo spostamento, che non so se l'avevo buttato io già, mi sa.
che ci può sta, cioè in maniera molto situazionale può essere utile. Però posso io perdere uno slot importante con qualcosa, ecco, che magari può levare sanguinamento, avvelenamento, eccetera, e metterci una roba che mi dà, che mi è utile una volta su 80 fight? Secondo me non ne vale la pena. Questo è una saracca. Ah, l'ho dato. Stavo a scherzare. 3. Se io gli faccio 8, 3, 11 più il sanguinamento, ce la dovremmo fare. Ho fatto 6. Mi trolla sto gioco, mi trolla. E poi arriva, arriva lei che c'ha il debuff e l'attacco, gli dà una crocca e esplode. Ma io veramente, guarda, mi trolla. La facciamo, aspetta. Forza, no? Croccone 8. Però lo fa il turno 3, a voglia del ding bong. Pareva. Mi tocca dargli comunque un'altra botta a questo. Casetta. A simple variable. Easily resolved. Fischio. Leviamo sti cadaveri e poi vediamo di fare. Ma questo perché resiste a tutto? Ma quanto c'ha di resistenza? Vaffanculo, ma c'ha 30% di resistenza all'ustione, due volte che resiste, è incredibile. Pensavo ci avesse tipo 80 che non... Ah, è calla, parte la nebbia. Dovremmo farlo secco prima, prima che arrivi il turno su. Meno Death Door. The smallest variable can make all the difference. Vedete che dovete fare. Cut down these nightmares and blaze the trail to your redemption. Questo è il solito anellone professional se fa. Dobbiamo fare poi un team full veleno prima o poi. E voglio vedere, però bisogna trovare sti anelli subito. Subito, perché questo la fa diventare sgravata. Lei la fa diventare veramente, veramente sgravata quella cosa. Però non deve mai stare in slot 1. Lei deve stare sempre dietro. Quindi non possiamo giocarlo così il party. Dobbiamo giocarlo tipo forse con la furia davanti. Ma chi è che si potrebbe mettere davanti per avvelenare? Perché ci sta. Insomma, mi devo mettere a tavolino a pensare a un team full veleno. Il team del puzzo, facciamo. Chiamiamo il puzzo team, però non saprei bene come farlo. Sicuramente ci vuole ladra di tombe con quel trinket che aumenta il danno del puzzo. Ci va anche il medico della peste con vabbè, con l'esplosione nauseante, con la granata appestante. Il lebbroso in prima, che non fa il puzzo direttamente, però è lui il puzzo, ci può stare. È parte del team. È parte del team puzzo. In effetti ci sta, c'ha il suo perché. E chi ci mettiamo dietro però? Manca una terza persona. Potrebbe essere il... come si chiama? L'occultista, perché puzza un po' pure lui secondo me. Oh mamma mia. Come lo affrontiamo questo? Così, cerco di buttare dietro questo. Allora, questo cerco di fargli il blind. Ma andiamo fuori dalle palle subito questo davanti. Quindi lebbroso davanti, subito dietro. Subito dietro ladra di tombe. Medico della peste in terza. E bisogna capire un attimo in quarta. In quarta ci si potrebbe tenere il... Se no pazzia, aspetta un po'.
Se no, pazzia completa, si potrebbe tenere la ladra di tombe in slot 4 e in slot 2 ci metti davanti il... quindi subito dietro al lebbroso ci metti l'occultista, perché l'occultista c'ha alcune spell. Nerone coi 5, grazie Nero, buonasera. Stasera non posso brindare, l'ho appena finito, mi ero fatto lo streghino. Però salute Nero, salute. E se non ci sentiamo in settimana, buon anno, ragazzi. Buon anno, mi raccomando, fate un buon anno tutti quanti. Divertitevi. E sono in trasferta ad Assisi. Sono in trasferta ad Assisi. Quello che parla agli uccelli e non posso seguire la live. Quello che parla agli uccelli non posso seguire la live. Ciao, grande. Grazie caro, grazie come al solito, sei gentilissimo. Quello che parla, raga, chi è che parla agli uccelli? È il santo di Assisi. Aspetta un attimo, lo cerchiamo. San Francesco era, giusto? Non lo cerchiamo, vediamo. Io qua c'ho Rufino d'Assisi. Però non è lui, è San Francesco d'Assisi. Tra l'altro Assisi, raga, è una città bellissima, bellissima. Ci sono andato tanti anni fa, non so se è cambiata la cosa, ma penso che sia più o meno sempre analoga. E è una delle poche città d'Italia dove puoi mangiare per terra, praticamente. Cioè, è pulito così, è pulito come le strade in Giappone. Bella, bella, tirata a lucido come città. Molto, molto figa Assisi. Dunque, la strategia che mi ero tirato fuori qua era levare dai coglioni subito il legnaiolo per poi dedicarmi al ghoul. E al ghoul io gli farei solamente un blindino. Mamma mia che sbucciata che gli ha tirato. E mo però il blindino non glielo posso fare. Mannaggia la puttana. Allora blindiamo lui, che te devo dire. Giullare un militare. Ah, è vero, serve un distress. Cavolo. Però chi è più veleno? Cioè, forse è il giullare che c'ha il sanguinamento. Non lo so. Oh, ma questo che cazzo ha rotto i coglioni, sto mondo. Ha proprio scassato le palle di esistere. Bel liscio, fratellino. Adesso ti prendi una bella zaccagnata subito. Sì, il giullare ci sta, è quello che forse... Però il giullare sta bene più in slot... In slot 3. L'unica cosa è che... Ah, certo, certo. Perché il medico della peste, se lo fai veleno, sta bene anche in slot 4. Perché noi lo mettiamo in 3 solo ed esclusivamente per la coltellata. Se non lo giochi con la coltellata, ci sta che lo metti in un altro slot. Make sense. Bisogna pensarci. No, una di queste sere live facciamo uno scramble pazzo e cambiamo. Tanto comunque sia, siamo arrivati al punto in cui ci abbiamo abbastanza candele da poter un po' cazzeggiare. Eh sì, partendo da dietro potremmo fare medico della peste, giullare, ladra di tombe e coso e putridone, non mi viene il nome e lebbroso. Ci sta. E poi si fa un team che gira tutto intorno al puzzo, al veleno. Guarda questo, quante facci tu ha. 30 guardie contro guardie, che disastro. Annusa questi vapori. Cioè, questo c'ha è uno dei mob con le resistenze più basse al sanguinamento del gioco. Gli dai una coltellata e resiste al sanguinamento. Vabbè. Questa picconata, bella croccante. Non ti prego, non fare ululati vari. Lancio del teschio. Ho resistito a tutto sul lancio del teschio. Buono. Pure lo stress del coso. Devo farlo fuori prima della fine del turno, sta a fare. Sarebbe stato bello, lancio del teschio 22.
Ragazzi, non so se ce la facciamo, perché questo non fa il turno. O critta lei oppure è andata. E ha crittato. E ha crittato, signori. E però sopravvive, perché il turno finisce e cosa era stunnata. Che sfiga. What matters most is we reach the mountain. Giocata male, questa, giocata male io. Poteva andare meglio, diciamo. Vabbè, in realtà poteva pure andare peggio. Abbastanza bene. Poi abbiamo fight e poi Locanda e poi boss. Poi boss del secondo atto. Ce la faremo? Io la vedo difficile. Vai, si fa, va. Adesso ci capitano un'altra volta a 4 bambini. Ah no, easy. Questi quali sono? Sono quelli forti o quelli scarsi? Sono quelli forti. Ho proprio azzardato a attaccare quello dietro. Ho detto, oh, magari lo critto, gli levo mezza vita, potremmo focussarlo, ma non... No. Proprio no. Spingilo dietro. Questo ci lascia. No, no, lei la, lei la doveva usare per rispostare dietro cosa. Maledizione, volevo fare l'affondo per andare avanti e spostare poi lei dietro. Invece mi va a cagare, mi tocca fare sto giochino e tenerla in prima fila adesso. No, bueno. E questo fa popi popi. Guarda se ci deve scappare morto, eh. Guarda, eh. Mamma mia, questi sono proprio quei momenti che ti ci scappa il morto. Ecco, dodge. Meno male che gliel'ha dato ben crunchy a lui. Crittone allegrotto. Guardiona tattica. Questa se prende una cricca gli fanno 300 danni. Che scambio. Che scambio, voglio. Mamma mia, che scambio. Numero 2. A 2 è rimasto. E dai, è il critico da no. Affanculo, il critico inutile. Facciamo così. Bello, bello, bel crittone. Buono, quando serve. Maledetto. Avrei potuto fare anche il riposto, così lo crittavo. Mamma che crocca si è preso. Brutta crocchina. È rimasto a uno. Bene, perfezione. Come giusto che... però così non faccio curare lei. Però mi assicuro che muoia sto coso. Sai che c'è? Me l'ha schivato. Un occhio. Oh, lui le riposte le sta crittando tutte. Non ne sbaglia una. È vero, non ci ho pensato che poi c'era l'altra tomba. Quindi possiamo far così. Una curata. Tattica 16 si è curata la tomba. Bene, sanguinamento. Ottimo, è morto. Ah, peccato, fa il turno, cavolo. E vabbè. Se faceva il turno prima il medico della peste, riuscivano a dare pure una curata. Comunque non è andata male. Ci sta, ci sta. Con colpo a segno. Beh, non lo so. Abbastanza putrido questo coso. Putrido.
stanza putre. Allora, segno. Picciala lì, piccia di qui. Questi si tengono, questo si butta, questo pure. E andiamo avanti. E andiamo avanti. Butta pure questo. Vabbè, ci abbiamo quest'ultimo fight che ovviamente sarà tranquillo e facile, no? Non è che ci abbiamo, non lo so, un doppio bambino quadrupede, cose strane, no? Sarà una cosina tranquilla, proprio come una passeggiata in piazza, no? Le erbe, dici, ma... Ah, è vero, lei non c'ha nulla. Cavolo, sì, sì, è vero, giusto, giusto, devo mettere la cosa. Ok, ci abbiamo... Dobbiamo levare prima il comodino. No, anzi, no, il cavolo, perché il comodino lui lo rifà ogni volta. Se vi ricordate. 16. Dobbiamo sciottare questo e basta. Dobbiamo solo che sciottare lui. Vado mezza vita in un secondo. Questo è l'unico momento in cui il comodino non è un nemico primario, perché se vi ricordate, Lara uccide e poi rigenera i suoi schiavetti ogni volta. Grazie, me l'ha rimesso davanti, così posso dire... Oddio. Oh mamma. Oh mamma mamma. Ok. Che crocca che gli ha dato. Capo pazzo. Questo, esatto, è proprio uno dei casi in cui il comodino non ha utilità. Però comunque sia, devo dire che è una bella crocca. Eccolo lì, è esploso il comodino. Si è fatto 390 di rigenerazione quest'altro. Curatona possente. Leva lo stress possente. Questo, raga, Lara praticamente un boss. Parliamoci chiaro. Lara in buona sostanza è un mini boss. Ecco, mi pareva che aveva fatto il cazzo di cosa, l'ha messo dietro. Perché... Bello sto Cristo. Vorrei staccargli i sanguinamenti su sai che c'è? Sto turno lo faccio un sanguinamento extra. Dritta, va. Empowered, emboldened. Facciamo così. Così magari Lara mena lui e se prende un crittone. Possiamo incassarli. Andiamo con altro sanguinamento. Ma che cazzo era sta cura? Bello. 12 di sanguinamento. Bravissimo. Bravo, meno lui. Perché questo grittone. Uno dei mini boss più stronzi. Sì, confermo. Veramente, veramente infame. Però vabbè, è andato. Quindi... Praticamente è andato. Quanto... ha resistito al sanguinamento. Empowered, emboldened. Guardia, ma che better safe than sorry. Questo mo va in Death Door. Ce lo mettiamo noi in Death Door, così siamo quasi certi che crepi. Se non è a questo, è a quello dopo. Devo montarci sua. Niente, è invincibile. È invincibile. Mi dispiace, non subisce. Death comes for the rich and poor alike. What? Sulla base di cosa è morta lei? Scusate. Di che cazzo è morta? Cos'è che l'ha uccisa? Ma che cazzo è che mi ha ucciso la ladra di tombe, raga? Cioè, non lo so. Non ho la minima idea di cosa cazzo è che l'ha ucciso. Non aveva sanguinamento, non aveva nulla. È morta, proprio è morta di stenti lei, praticamente. A buffo, vabbè. Sto cercando di capire, ma non...
è andata in punto di morte e poi è esplosa. Non so se è un bug, boh. Cioè non mi viene da pensare altro, perché non è morta in maniera, in circostanze un po' inspiegabili. Però ok, non gli ha fatto riposte lui. C'è qualcosa che sta scaccando qualcosa al gioco, non capisco. Cercate di capire, perché non c'aveva nulla proprio. Gli è venuto quel danno a buffo. Cioè, mi dispiace per il personaggio in sé, perché mo comunque arriviamo in fondo e ci abbiamo un PG che dobbiamo rimettergli i punti maestria da capo. Cioè, pazzella ci ha dato. Siamo pieni. Allora, sicuramente butta una di queste, perché tanto ce ne abbiamo 700.000. Butta questi cosi qua e... oh, mamma mia, c'è un botto di roba. Si inizia round per primo. Vi da passo il duellante. Sai che c'è? Io glielo metto. E... un'altra ladra, tanto questa tanto vale che la buttiamo, perché un'altra ladra non ci capiterà sicuramente. Butta via questo e questo e questo e andiamo avanti. Cosa singolare, non riesco a capire come cazzo è morta. Se avete una mezza idea, regalo. Cioè, scrivetemela in chat adesso. Chi lo vede in differita, fatemi sapere nei commenti. Non capisco, ma che cazzo c'è? Come cavolo è morta? Adesso mi genererà tipo la cosa che non c'entra più un cazzo di tutti. Proprio il peggio personaggio entrerà nel party e andiamo allo scatafascio più totale, no? Speriamo bene. Ah, anche dimagrimento cronico. Mi sembra giusto. Baldwin. No, no, ci sta Baldwin in realtà. Beh, sostituisce lei e con Baldwin meniamo forte davanti. Semplicemente, con Baldwin meniamo forte davanti. Ci sta. Allora, si fa blind da solo. Al bersaglio rimuove la guardia. Ma sti cazzi. Cioè comunque lui si blinda a manetta. Il problema di sto personaggio è che se non gli potenzi, cioè si mega auto blind all'infinito. Beh, che abbiamo un PG che leva il blind, però comunque insomma. Ecco, questa è un'altra cosa da tenere in conto, però mo che ci sto a pensare. Se noi facciamo il party con l'errante, lui c'ha bisogno di qualcuno che gli leva il blind. Zoofobo questo, c'ha tutto, schizzinoso, c'ha paura degli abissali. Mamma mia, stai combinato male, zio. Allora, sicuramente il comando lo dobbiamo usare solo che su di lui. Abbiamo due potenziamenti. Che potenziamo? Sicuramente l'attacco base di quest'uomo. Questo si rimuove lo stress. Rimuove resistenza. Nah. Sicura e si leva lo stress. Buono. Questo è figo, ma niente di che. Epurazione arretra. Elimina i resti corporei. Cioè, al massimo sarei quasi tentato di mettere questo. Però lui non c'ha riposti in realtà, quindi beh. C'è questo che non è male, che gli aumenta le cure. Però che altro? Su di lui è potenziato praticamente tutto. Ce può sta? Anche l'urlo è che leva il crit importante. Non mi ricordo se il boss finale se lo buffava il crit. Facciamo così, pensa bene a legge e ne scrive, va. E non sa bene né legge e ne scrive. Comunque io ancora non mi capacito di come cacchio è morta lei. Allucinante, non ci si crede. Pazzesco, cioè lei è morta proprio completamente a buffo. Thank you.
Chi è che sta combinato male qua? Niente, dobbiamo fare Baldwin con gli altri. Basta, si deve far go... No, che sfiga. Diamo un po' tutto a tutti, raga. Questi stanno... maledizione. L'esercente che c'ha? C'è là qualcosa per noi, tipo roba buona. C'è niente. Dei trinket pure. C'è questo che aumenta i danni e diminuisce la speed. Questo qua glielo do a Baldwin. C'ha senso che Baldwin faccia il turno per ultimo. Ah, ma lui già gli avevo dato delle cose. Meglio questo o meglio questo? Un colpo passivo, un colpo mancato. Questo c'è sta per Baldwin in realtà. Adesso lo butto, ho buttato i soldi. Ho buttato i soldi, fratelli. E ah, raga, io penso che ci siamo, possiamo andare. Serve giusto uno usable a lui, gli diamo questo, che l'erbetta mi pare meglio. E andiamo. Sì, esatto, cioè è andata in punto di morte. Quello che dici tu, Alka, è giusto, cioè è andata in punto di morte. Era finito il turno, non aveva sanguinamenti né niente, non aveva manco il turno suo. È morta. Ma poi mi voglio vedere il replay, sono curioso. A buffo pieno, questa pure era da clippare. Allucinante, cioè che cazzo è successo? Ma cosa diavolo è successo? La montagna. Sempre uguale però. Vediamo sto boss, va. Baldwin lo mettiamo davanti. Anzi no, Baldwin lo mettiamo slot 2. Perché tanto Alka fa il turno per primo. E poi vabbè, va indietro e manda avanti. Lo chiamiamo Baldwin a lui. Sulla Baldwin. Vediamo che succede. Sono veramente scioccato, non so cosa pensare. Che cazzo è successo lì? Porca di cazzo, non riesco a capire. Sto boss io tra l'altro non l'ho mai visto perché sto andando full blind, quindi non c'ho la minima idea. Ecco, all'amo questo tira una crocca, no? Fa la deformazione. Qui abbiamo enormi problemi però a uccidere il bambino dietro, ma enormi, cioè enormi, che facciamo prima uccidere tutto quello che c'è davanti e il bambino lo facciamo poi con grande calmo. Vediamo subito questa schivatina qua. Madonna santa, subito. Da bing. Oh, l'ho messo dietro, ho fatto una stronzata. Baldwin. Vai, Baldwin. 6 danni. Mi spiace, se era 6 danni. Cosa sono 6 danni? Cos'era questa? La parodia del danno gli ha fatto. Perché gli ha fatto così fuori? Andiamo a morte questi. Questo lo tira una cricca che mamma mia. Boh, 20, lui l'ha presa proprio di petto. Non gliene è fregato un cazzo. Lui c'ha i danni da mischia ridotti. Baldwin gli dobbiamo dare una sistemata, sennò ci fa una finaccia qua. Ecco, lui è venuto davanti. Questo ben fatto. Adesso bada B, bada niente. Questo sarà un fight molto infelice, ve lo dico. Preparatevi perché già sento la puzza di fight infelice. Allora, vediamo se riesco a crittare questo e a levarlo dai coglioni, con un bel sanguinamento da 1000 danni. Serve che vada in the store, questo deve morire. Baldwin, gli leviamo il blind.
Bella crocca, dude. Bella crocca importante. Arrivederci. E mo questo. E invece. Poi il problema è che il bambino. Cosa posso fare? L'unica che posso fare è. Tipo dare una pistolata a questo, spedirlo dietro al bambino. Perché il comodino poi esplode gli mortacci su. È quello il problema. Zero danno. Veramente. Cioè zero. Così. Zero danno. Va bene. Ma questo tirerà una crocca. A chi la tira? La domanda. Sicuramente se la tira su Balduino lo manda in Death Door. Quindi gli mettiamo la protection. Che mattonata impressionante. Un colpo di mattone, signori. 46 è cruda. Ma vaffanculo, gli ha curato tutta la vita. Non so come cazzo le... Col fatto che non c'ho la cosa, mo, la... Come si chiama? La personaggia giusta. Faccio fatica a levare il bambino dietro. Quello è il problema. Ma proprio fatica del brutto. Non era che troppo che tira questo punto. Ma quasi one shottato anche Nerone. Nerone, raga, è spesso. È veramente spesso. This wound at least has been tended to. Magari pure blind se fa, ecco. Ma però lo stress lo devo levare, se no questo impazzisce. Non lo leva lo stress, non si può. Sarà una gran fatica uccidere sto coso. Proprio enorme, enorme, enorme. Usciremo veramente rotti. Mamma mia. Che situa. Mi ha respinto pure il veleno. È greve, molto greve. Molto, molto greve. Te prego. Però sai che c'è? Faccio così. Non per altro, ma perché tanto sto coso qua c'aveva la resistenza fisica, gli facevo mezzo danno. Guarda te, oh. Guarda te che lercio. Lo uccido così, questa è proprio una cosa cruda. Proprio una cosa crudissima sto fight. Questo fa il criccone. Affanculo un'altra volta. Vai, 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 vai. Oh, come 9? Ma che è 9 danni? Ne avrei fatto 18 se non ci avesse avuto il coso. Questo è proprio una rottura di cazzi cosmica. Buona sta cura, questa ci voleva. Bello. Madonna che culo. Che culo enorme. A simple kindness. Si potrebbe quasi. Uno potrebbe quasi dire, ma che state stallando il game? Zero danni. Poi c'ha sta guardia e gli fai zero danni, non capisco. Steady yourself. Fa dei danni che non vanno bene sto coso. Allora mo gliela diamo fatta bene. 1, 2, bam! 15, va bene. 15 va bene. Però mi ha respinto l'affare. Lato. Sparatemi per favore. No, ho fatto. Ho miscliccato. Ho miscliccato. Ho fretta, ho miscliccato. Volevo fare l'attacco al bombone. Gli volevo tirare. Invece ho cagato fuori dal vaso. Mortacci mia. Ma che c'ha questo? Resistenza a danni. Distanza. 7 danni. Non muore mai sto coso. Non muore mai.
Bello sto 17. Remunerativo. Non lo cura, non lo cura. Ben fatto. Il 17 remunerativo. Vai, leviamo la cosa qua. Leva stress magico. Vai Nerone. Vai Hulk, è il tuo momento di brillare. Bada bing. 3 danni, no! No, me l'ha pure respinto Thunderstorm, ma l'attacco lo riesce a fare lo stesso. Muore, muore, muore. Un fight, ragazzi, un incubo. Un incubo vero, sto fight. Ma questo esplode e muore lui. No. Di poco però, di poco. Poteva succedere. Poteva succedere che me lo toccava e schioppava. Vabbè. Allora, di questo passo non andiamo combinati bene al boss. Speriamo che il prossimo fight ci permetta di recuperare qualcosina. Che situazionaccia. Manco a di che dici, che ne so, gli do qualcosa per que- che gli do? Madonna, che situazione. Speriamo bene. Ma tanto ci abbiamo due fa. Erano due prima d'entrata al boss. L'avano cambiati perché prima erano tre. Bella Gagillo, buonasera, caro. Mi sa che lo vediamo e basta. No, no, lo distruggiamo il boss. Siamo pronti. Speriamo bene. Che situazione. Vabbè, vabbè, questo si può fare, si può fare, si può fare. Questo non è un fight difficilissimo. Però stiamo mega stressati a morte. Ci ho provato. Ci ho provato. Well done. Oh, mi ha scramblato tutto il party. Che miseria, guarda, mi ha spostato tutto. Questo me l'ha messo. Ora per tirare una cura mi ci vuole una vita e mezza. Cagheo, va. Questo non va manco in Death Door, maledetto il suo cane, guarda lì. Doggia pure, madonna santa. Marimma Maiala. Marimma Maiala, allora. Boni, boni, io posso. Levarmi a me questo. Fare questo al... Ha rosicato. Ha rosicato. Cioè nella condizione in cui stiamo messi, quello ha rosicato. È a counter rosicato pure quell'altro, mi pare giusto. Quindi la guardiamo. Speriamo bene che non schioppa quest'altro. Facci suo. Questa è una situazione molto poco felice, amici. Io sposto il personaggio davanti. Questo sopravvive, spero non sopravviva al prossimo turno, vivamente. La manata su di lui va bene. Mamma mia, che gli ha messo tutto, gli ha messo. Sta succedendo un casino. Aiuto. No, proprio no. Allora, lui farà il turno, però si può curare da solo. Con questo evito che vada in Death Door al prossimo. Deve rosicare, ragazzi. Chi non risica, non rosica. Veramente, medic. Allora, però lui si può curare da solo, quindi facciamo così, si cura da solo, tutto calcolato. E dobbiamo sperare vivamente che non va, non mandano in death. No, what? Ha curato l'amico, ok. E questo muore di sanguinamento, giusto? Oh, ecco.
Calculations. O mi posso levare la guardia curandomi. La situazione, ragazzi, non è che è grigia di più, perché questi mo devono fare due turni. Se mi menano due volte Dismas, Dismas è perduto. L'unica cosa che posso fare per proteggermi è questa, e sperare che il dodge funzioni. Ha funzionato. Ma no, me l'ha rimesso davanti. Che situazione miserabile, oh. Porco due. È inutile pure che lo metta davanti, perché se lo metto davanti poi Dismas fa il turno e Dismas lo devo mettere davanti. Cioè sta cosa qua, raga, sto party qui sappiamo che non va fatto. È un party che non si fa così. Non funziona, non va bene. Mollami un attimo, un'altra volta Death Door, porco due, oh. Yeah, full. Battimi qui. Ha rosicato però lui, giustamente. Battimi sto 47, va. Vediamo la cosa. Preciso. E stiamo semi a posto, mo. Questo vabbè, mo continuerà a curare l'amico suo. A noi non ci interessa. Mo dobbiamo semi installare il fight e curarci piano piano. E curare lo stress, perché per il momento siamo abbastanza golden, devo dire. E dagnela, no? Dagliela una fatta bene. Quanto è inutile che attacco che c'ho il blind. Empowered, emboldened. Ho paura che me lo manda in Death Door e fa il sanguinamento, ma non succederà, non succederà. Pata cricca che gli ha dato, pata cricca, ragazzi. Una pata cricca veramente importante. Allora vai, andiamo a provare. Levagli tutti i debuff. Buono. Comunque siamo in una situazione assolutamente critica. Manata sul target giusto. Complimenti, bravissimo. Devi sceglierli tutti, hai scelto il peggiore. Complimenti, ben fatto. Leviamogli tutto. Questo vabbè, doveva rosicà. Uno, due, badaboom. 8 danni. Non è che faccia tutti sti danni, onestamente, a fronte di blindarsi da solo. Non è che sia proprio iscio. 8 turni, ragazzi, non finisce più. Speriamo che sto coso muoia. Non bisogna mai augurare la morte a nessuno, a parte a questi cosi qua. Come si chiamano questi cosi? Lo hanno nerfato? Sì, hanno, cioè qualcosa hanno fatto, perché il problema è che, se ti ricordi, no, pure nell'uno, nell'uno c'era il problema che raramente colpiva, però quando colpiva dava delle crocche che non stavano da nessuna parte. E era giusto così, perché tu giocavi rischiando di non colpire nulla, però se colpivi squartavi qualcosa. Qua hanno fatto sta meccanica nuova del blind, che è carina. Che rischi di blindarti da solo, no? E però, cavolo, cioè... Non mi aspettavo 8 danni, me ne aspettavo 18, magari. Ma sapete che c'è, ma gioco safe. E questo 23 su un target con 0 vita poteva pure non succedere. Ci sua, guarda. Mamma mia. Che par de palle sto coso. Bello però, bello.
nessuno rosica. Io levo lo stress felice e contento. Lui avanza. Mena lui, mena lui. Lui, lui. Ma tutti no, era meglio lui, però. Ah, non mi potevo muovere perché c'ho il coso che non mi posso spostare. Che vitaccia di merda. Allora, mo se non gli fa 32 non è nessuno. 15, nessuno, raga. 0. Assoluto. Stress, questo coso pazzesco. Cazzo. Tutto male. Bello. Lo tiriamo una bella curetta che non possiamo tirare perché stiamo in slot 2, ma Remma Maiala. Avrei voluto curare lui, ma non si può fare. Vabbè, a sto punto uccidiamo. Andiamocela tranquilla, facciamo così. Stress, bello, bello, perfetto, preciso. Andata mediamente bene, mediamente bene. È stato un fight dei 9 turni, raga, interminabile. Interminabile. Allora, leva un po' questo. Ah no, lui però questo è buono. Tienilo, io pensavo ci avesse il coso. Arduinamen, ne diamo que- oddio, anche le trappole queste qua sono buone, che più turni passano più sturano. Facciamo queste, va, che tanto noi abbiamo il fightone quello brutto. È buono avercele le cose che levano. O ci abbiamo un altro fight con i cose? No, abbiamo il fight brutto. The source of the stain. Gateway to incomprehensible emptiness. Io non lo so chi è, ma che ci sta. È un pipo con i tentacoli alato. Sembrano dei polmoni quelli alato, tra l'altro. Un pipo al centro dei due polmoni. Un pipolmone. Vediamo cos'è sto coso. Sospiro delicato. Sono dei polmoni questi qua. Un cazzo alato, esatto, è un cazzo alato, però ha dei polmoni attaccati accanto, non so. Però qui, allora, ecco, no, no, sono polmone e polmone, ok. Sospiro, aumenta danni e stress inflitti da esalazione separatrice. Se si subiscono abbastanza danni viene rimossa. Quindi noi dovremmo colpire questo, cioè non si può, noi non lo possiamo colpire sto polmone. Sibilo iroso, c'ha 280 HP, raga. Ma ce la facciamo a focussare il sibilo? Sembra abbastanza cattivo, sì, infatti. Però, what? Perché non gli ho fatto il sanguinamento? Ditemi che è immune al sanguinamento, ve ne prego. Steady yourself. Però, primo attacco critico, sei un bel merda, man. Sto blind, curati, ringrazia pure il boss. 3 danni, ustione e un sacco di stress. Madonna. Quindi quando gonfia il polmone, che fa il sospiro delicato, bisogna menargli assolutamente il polmone gonfio, perché sennò, regà, è la fine. Poi dice quando subisce abbastanza danni, che vuol dire? Quanti ne deve subire? Io mi posso permettere di fare sto giochetto, mo, cioè. Come stiamo combinati, devo curare. Mi ha rosicato. Ci sono. Collaboration confers advantage.
Gliel'ho sgonfiato però. Ah ok, ora non ha fatto l'attaccone. Ok. Il problema è che bisogna riuscire in tutto questo a sostenere sta cosa costante del fatto che gli si gonfia. E noi non ci abbiamo per colpire qua. Quindi moriremo molto probabilmente. Mi spiace ammetterlo, raga, ma secondo me moriremo. Poi continua a respingere il sanguinamento come se fosse immune. Eppure c'ha 40% di resistenza, non capisco, Rick. Resisti. Oh! Compassion quiets the howling mind. Cerchiamo di mantenere gli animi in ordine, ma... Weaken them, that another may finish the work. Un bel 9! Alka! Test of all. Caro Alka! Mi sa... che è arrivata la tua ora. Mi sa che è arrivata la tua ora, caro Alka. Ne sa proprio di sì. 34, comodi comodi. Eh sì. Not all who seek redemption will find it. Sei stato il primo a prenderlo a lato, se non altro. La parte positiva è che sei stato il primo a prendere la merchia a lato. Allora, sto boss abbiamo capito un po' la meccanica. Mamma mia, che miseria sta... Mamma mia. Mamma mia. Ci vuole un team bello flessibile che riesca a colpire sia dietro che davanti, in maniera proprio boom boom boom. Tra l'altro fammi... fai le cose tue, fa vedere un po' come stai combinato. Posso giocare a Darkest Dungeon? Pronto? Mi sono accaniti sulla salma. Sibilo iroso. In realtà le resistenze sono basse, per cui ci si può arrivare con un team di qualsiasi genere. Appunto, assaliamolo. Cerchiamo di fargli più danni possibile. Bravo! Bravo! 4 danni. Anxiety foments insidious fears. Questo secondo me, se andiamo, cioè, mo ci ha detto male con col fatto che io non so se si è buggato il gioco, però l'avete visto come cazzarola è morta la nostra ladra di tondo. Se non fosse morta lei, infatti, se c'avevo la ladra probabilmente ce la facevo, sì. Another old soldier lays down his life in the dirt of a distant land. Go with grace into the great beyond. Uccisi dal bug. Quindi questo coso qua serve un party che possa colpire davanti e dietro e fare almeno 10 danni. Perché abbiamo visto che prima l'abbiamo colpito per 10 danni e abbiamo sgonfiato il polmone. Guarda che buono, guarda, mamma mia, di più ancora. No, solo 48. Pensavo me ne avesse dato 2000. Ne voglio di più, di più. Allora, raga, io andrei avanti fino alla prima locanda e mi fermerei là stasera, per il semplice fatto che domattina mi devo alzare presto, che nonostante tutto è 31, è bello, però giustamente se lavora è favoloso e viva la vita. E quindi mi voglio riposare un po', perché poi è Capodanno. E questa puntata poi, tra l'altro, al solito la beccherete giovedì prossimo sul canale. Ma andiamo avanti, studiamoci un attimo un party, che comunque ce l'ho ancora un po' di tempo. Quindi studiamoci il party, pensiamo bene a come possiamo andare a stuppare questo boss.
E poi dopodiché arriviamo alla locanda, ci fermiamo e continuiamo poi live la prossima settimana. Proviamo un party nuovo, esatto Alka, proviamo qualcosa di differente. Dobbiamo trovare qualcosa che riesca a colpire tanto bene la prima fila come la quarta, perché quel boss è stronzo. Io penso che la furia sia perfetta qua. Furia davanti penso che sia assolutamente perfetta. Così c'ha il cigno di ferro. Il gito barbarico sta bene dove sta. Strazio stridente non è male. Faccia a faccia a me piace questo qui che fa sanguinamento. Ci vorrebbe pure la sete di sangue però. Pure la Baldoria. In realtà questo è un PG difficile da buildare, perché ora di solito lo strazio stillante, che è l'attacco che fa da... Tra l'altro questo non lo tira se sta davanti, quindi io direi questo e poi uno di questo che aumenta i danni sui target che stanno sanguinando con la sete di sangue. Un'altra potrebbe essere la Baldoria turbolenta, che è molto molto buona, perché se c'ha meno del 33% di vita si cura, se c'ha più di 5 stress si leva 2 di stress, si leva il winded che è buono e si leva pure il terrore, e in più quando vale per sempre oppure solo se la potenzi, vale sempre, leva pure meno 1 di stress agli alleati, super strong. Però il fatto è che a cosa uno potrebbe rinunciare. So, questa è più difensiva, io farei così. E lei ce l'abbiamo full sanguinamento. Lei ce l'abbiamo solo errante, non ci abbiamo sbloccato nulla. Malvivente, no. Tiratore scelto. Ci vorrebbe qualcosa che gli fa fare danno extra col sanguinamento. Allora, se noi facciamo una roba del genere, però ci abbiamo solamente lei che colpisce dietro. Proviamo, come abbiamo detto, furia prima, ladra secondo, poi giullare e medico. È vero. Sì. Mi piace. Giullare e medico, però lei la dobbiamo giocare il classico, quindi così. Questa è la roba che ci vuole. Ovviamente non cerusica, perché cerusica le dà il bonus a... gli dà il malus all'avvelenamento. E dà il bonus sui danni da mischia. Allora, qua è tosta, perché sicuramente ci vuole questo, che fa danni. Questi che lo spostano sono comodi. Destress e blind. Quindi blind col morendo al niente. Destress, vabbè, per forza ci vuole sempre. Anche questo qui che fa. Oddio, questo che aumenta il danno. In realtà anche sti cazzi. Ha solo. Perché alcune spell poi le hanno cambiate. Questo dà un'azione extra a qualcuno. Wow, figo il bis. Il bis pure è potente. Se uno fa un party che gira intorno a un'unica persona e continui a fargli fare turni su turni, non è male. Allora, queste qua teniamole principalmente per spostarsi in giro, però noi facciamo danni con queste. Ma sai che c'è? Questo lo tolgo, una merda, tanto vale usare tagliato. Avanti. È che si muove troppo il giullare. Si muove un botto. Si muove veramente veramente un botto. Teniamo questo per tornare indietro. No, ma ci abbiamo quest'altro per tornare indietro. Sonata, na. Bis. Marcia re. Io mi tengo il bis. Voglio fare una cosa pazza. È una roba situazionale, ma secondo me ci può tornare utile.
Lei invece la facciamo stavolta con il dardo avvelenato, senza il pugnale. Così. Anziché il pugnale usiamo il dardo e vediamo. E speriamo di droppare quel trinket quanto prima. Beh. Ma che cazzo ho fatto? Ho pigiato la cosa casuale, ma mi ha sputtanato tutto. Sono un pirla, porco Dio. Però almeno le spell me le ha lasciate come le avevo messe io. Lei la lasciamo a occhio d'aquila? Sì. Tra l'altro lei, scusa un po', ma... proprio se sta in slot 1, lei c'ha un grave problema. Però potrei fare, potrei sostituire questo con questo. Però poi lei se va indietro si fa, si stanna da sola. Porca paletta, no, tanto vale che ci abbia questo. O meglio, si rallenta. Facciamo così. Che sostanzialmente colpisce solo col dardo avvelenato. Pazzia. Proviamo. Qui siamo full sanguinamento e avvelenamento, praticamente. È bello weird sto party. Sto party qui c'ha il problema che se mi spostano le persone diventa un po' complicato poi dopo riuscire a intraprendere la faccenda. Mo ci abbiamo un sacco di punti da mettere pure. The time for denial has passed. Bella comunque, bella puntata, ammazza. Siamo riusciti a arrivare dal boss e non me l'aspettavo che ci arrivassimo diretti così a secco, eh. Look to those who have known fear and failure in ample portion. The true splendor of a world. Bisogna un po' potenziarla lei, eh. Se la posizione 1 25% dei danni, eccolo qua, distruttrice, questa è enorme. C'ha meno sanguinamento, c'ha possibilità di essere sanguinante all'inizio del turno pure, wow. Esplosione disorientante 2, granata di spore in uso più 66 di sanguinamento. Bello pure questo. Ma oh cavolo, l'esplosione disorientante che fa veleno è tanta roba. Bello pure questo. Anche sto percorso qua, meno 25 danni, meno 3 speed, più 2 di coso quando sei invisibile, pugnali fulminei fa veleno. Aumenta del 30% la possibilità di avvelenare, bella roba, ignorante. Ogni alleato all'inizio della battaglia c'ha la guardia, what? Porca paletta. Ah, è vero, il giullare pure c'è da potenziare. Aspetta. Ornamento indelebile più 25% danni su sanguinamento. Infitti il 33% di sanguinamento in più. Ah, mamma mia. Bello pure sto percorso virtuoso. Più HP, più speed, c'hai resistenze più basse. E 100% di resistenza allo stress. Quando si sposta, 10% di critico, abilità suonata, distrugge un emblema di tipo negativo. 33% di possibilità di sanguinamento. Arreca sanguinamento più 10 critico, meno 10% HP. Anche questo è bello, sto percorso. Ce ne stanno tante di robe fighe, devo dire. Vabbè, abbiamo preso abbastanza cose qua, eh. Facciamo, prendiamo un po' di cosine queste qua, mix. Vai, facciamo 1 2. Bello comunque quando torni che sblocchi le cosine. È bello, eh. È bello colosello quando c'hai gli sblocchi potenti. Gli sclocchi. New instruments will help us diagnose the world's affliction and overcome it. Gli sclocchi importanti. Wisdom will help you choose a path. Anche queste bisogna prendere poi, eh.
In realtà questi qua me li devo ricordare. Alla prossima li sblocchiamo a manetta quelli là, perché il quarto slot per la diligenza ancora non ce l'abbiamo. Tra un po' alla fine del gioco stiamo ancora a sbloccare il coso. Io la fuggitiva non la uso qua. La fuggitiva c'ha il suo, però purtroppo è un personaggio particolare, perché ancora non c'è un party che fa danno da fuoco, no? Perché a parte il medico della peste, che gli hanno aggiunto quella roba nuova, bene o male non c'è un PG specifico che fa, o meglio non c'è tutta una composizione specifica che lavora bene con la fuggitiva, quindi è un po' difficile da incastrare, però è figa, è bella Bonnie. Bel PG Bonnie. Allora, ora dobbiamo arrivare in locanda e... mi sa che ci sei solo te adesso, Alka, in chat. Chi è in chat e vuole un personaggio col suo nome, raga, scrivetemi in chat e ditemi il personaggio che volete. Trinket. Dammi i Trinket. Vabbè, ma che Trinket mai dato. Allora, quando riceve il colpo, uso 33% di dare fuoco. Ti prendi i sarmenti, vai. No, aspetta, c'ho il coso. CC7, eccolo qua. Allora, bello, bello questo. Cavolo, bel trinket una volta tanto. Se reliquie più 50, allora c'ha 4 speed. Se ninnoli più 50, madonna, questo è stonks, oh. Cioè, Stonks, però, se ti porti... Questa è la reliquia del bambinello, raga. È lei. 4 speed, 10 critico se c'hai le cose potenti. Quando il colpo va a segno, quando il colpo è mancato... Vediamo questo. Questo qua è buono... In realtà ci ha dato roba intrigante, devo dire. Ci ha dato roba niente male. Questo quando riceve il colpo, me... Robby, welcome! Grazie per il Prime, caro. Toccare. Cos'è quella pietra con gli spuntoni? Ah, quella è una pietra che fa... Questa qua. È quella che ne avevamo droppate un botto grigie, che facevano ultra schifo. E questa qua è quella buona che non c'ha... Non c'ha parti negative, no? Dà solamente resistenza a stun e a movimento. Bella robetta. Bella robetta, bella robetta. Allora, la ladra di tombe andrà a nominarsi come Robby, che cioè che ci ha appena droppato la Primona. E mo vediamo come si evolve sta situazione qua. Io penso che sta partita andrà bene con sto team nuovo, anche se non si sa mai. Che altro possiamo comprare qua? Devo fare attenzione a non scendere sotto 50 delle reliquie. Che abbiamo quel trinket. Inizia a diventare un puzzle complicatissimo questo gioco, perché abbiamo questo coso qua. Se abbiamo più di 50 reliquie, abbiamo 4 speed su di lei, che è tanta roba. Qua in mezzo c'è qualcosa che voglio comprare? No, io a parte le carte sto bene così, ve lo dico. Le torcette, proviamo le torce, che ci facciamo? Stiamo tranquilli, tanto poi arriviamo in locanda, quindi... Bene o male, siamo coperti. Sto team mi piace. Spero che funzioni. Però ho paura se ci spostano. Se ci spostano i personaggi, ragazzi. Ci fanno un po' di shuffle e ci fanno un culo come una staccia. Un culo come una staccia. Allora, one shot. No, perché ho solo il puzzo di ragno, così. E ovviamente non lo respinge. Oh! 5 danni! Sesta cosa putre!
Cos'è? Perché sopravvivono tutti? Ah, ecco, almeno uno. Ci abbiamo un bel potenziale di spargere danno un po' su tutta la board questo team. Però il danno focussato su un singolo punto non è il nostro forte. Bisogna fare attenzione a sta cosa. Questa roba diminuisce la resistenza. Beh, non ce la usiamo perché non ci abbiamo altro, però. Sapete che sono tentato di andare avanti. Anziché quittare di fare un pezzettino di questa run, perché sto avvelenato. Quando c'ho l'opportunità di giocarlo, di Darkest Dungeon, no, non Dungeons and Dragons. Quando c'ho l'opportunità di giocare D&D, lo gioco molto volentieri. D&D. Ma sì, va, ci facciamo un pezzettino. Sì, è più una compa che se la gioca di fino, piano piano, con le curette, le cose. Vediamo, magari funziona. Se sa mai, tanto finché non si prova. Se possa che te pareva, questa fanfarona subito si è preso. Learn what can be taught. That you may stand sicuramente just a little taller at the end. E questo che vedevo di ciò, sono le uniche due cose che fanno danno praticamente. Che cazzo, Potenzio? Potenzio, le uniche cose che fanno danno. Meno 10 battute negative, buono. Si asciuga il canale, ma andiamo. Potremmo fare il canale subito. Abilità esplosione disorientante. Ah, cavolo, questa è quella che mi serviva a me. Con granata di spore in uso. No, questa serve. Oh. Visita un'oasi. Anche se il canale. Le missioni. Queste. Sì, no, ma infatti bisogna farci caso. C'hai ragione, Alk, bisogna guardarle. Completa senza migliorie della diligenza. Questa è Zella. Visita un'oasi, vabbè. Cioè, si può fare. Però a me il canale. Sempre quel non so che, solo che farlo come prima botta al canale secondo me non ne vale la pena, conviene questo qua. Visitare un'oasi tanto si fa. Andiamo belli Grok, dai. Dai, facciamo sto pezzettino, poi vado a dormire, domani verso a presto, devo aprire il salone, importante. Il 31 poi, no? Che uno dice, ma è il 31, andiamo a lavorare tutti. Ma che cazzo lavoriamo a fare? Ma chi è che viene il 31 in ufficio? Mediamente, no? Al lavoro da voi. Ma chi cazzo ci viene la mattina? A meno che non lavori, che ne so, al comune, che trovi qualche pazzo che viene la mattina. Però in generale, ma chi ci viene? Covo subito? No, oh. Facciamo 1, 2, 3. Eh no, però dobbiamo fare l'oasi. L'oasi ce n'è una davanti. No, dobbiamo fare l'oasi. Vabbè, poi andiamo a destra. Andiamo dritti qua. Sì. Fight. Loro vogliono fightare. Andiamo. Scusa, ne approfitto anche se off topic. Continuerei a Baldur's Gate. Robby, sicuramente sì. Non credo adesso che... Lo so che hanno patchato, hanno messo un botto di roba. Però non è che... Cioè, ancora non c'è il gioco. Io lo vorrei giocare... Ci siamo poi accordati. Ne abbiamo parlato con Martelli. Che se hai visto la serie ovviamente avrai visto che l'abbiamo giocato insieme. E vogliamo riscaricarlo e rigiocarlo quando è pronto. Ce lo vogliamo giocare insieme, sarà una bella passata sicuramente. Però ecco, non lo vorremmo giocare troppo in early access. Ma ti spiego pure perché. Perché gli early access sono un po' un'arma a doppio taglio. Nel senso che... Almeno per me, poi succede un po' per tutti, almeno tutti quelli che conosco dicono che è così. Quando tu giochi l'early access, no? Esce la patch nuova, te lo giochi, te lo rigiochi, poi fai l'atto 1, poi fai l'atto 2, e arriva poi l'hype, lo uccidi così tanto che quando poi effettivamente esce il gioco in 1.0, l'hai giocato talmente a morte, e dici sì, vabbè, la 1, ma sti cazzi, e lo accanni, e poi non te ne frega manco più niente, capito? È un peccato comunque, perché insomma... Quindi non vorrei che andasse a finire così, per cui voglio, quando c'è il contenuto, sicuramente sì, mi sono divertito, mi è piaciuto tanto come gioco. Lo voglio giocare, anzi, sto bello avvelenato, ci stanno a mettere una vita.
Vorrei giocarlo completamente. Che posso far fauna? Facciamo così. E lui mo fa un altro turno. Facile! Che facile sta cosa! Madonna, questo implode. Ma era già morto prima. Era mortissimo. Io proprio l'ho super massacrato. Però ecco, tutto lì. Su Baldur's Gate 3 ci torniamo sicuramente. Ci è piaciuto proprio tanto, tanto il bel gioco. Mi ricordo ancora quando ammazzavo la gente a colpi di cetriole. Di cetrioli. O cetriolo. Favoloso. Veramente bello. Veramente, veramente bello. Eppure non ho mai... Senti, ma sta roba... Ah, così? Ok. Va bene. Potremmo aver scoperto l'arcano con questo... Allora, io a quello gli ho... Quell'oggetto che gli ho dato non fa danni. Quell'oggetto che gli ho dato non fa danni. Però abbassargli la resistenza alla... Alla Death Door gli ha fatto un danno e l'ha ucciso. Ora, che sia successo lo stesso prima con lei? OS? Mi viene da pensare di sì. Probabilmente è andata così. È un bug? Non so, non riesco neanche a capire se è un bug o è così che deve andare il gioco, non lo so. Tra l'altro poi quando... Io spero che il personaggio rimanga su Baldur's Gate, perché vorrei continuare con la mia fantastica nana. Con la nana roscia, che tra l'altro è una nana roscia favolosa. È identica all'esploratore. Esploratore mi pare si chiama Harding, che è la capa degli esploratori su Dragon Age Inquisition. Completamente casuale, perché io non l'avevo mai giocato Inquisition prima di della cosa. E mi ha veramente fatto volare la cosa quando l'ho scoperto. Dovrebbe fare un turno, non lo so, però che boh, perché l'ha fatto così? Mamma che scrocchetta che ha preso questo. Ecco, work a sto party, work, c'ha il suo, c'ha le sue meccaniche, bisogna un attimo adattarsi, però funziona. Dacci i soldi, dacci tutto. Mi gusta. Mi gusta come funziona sto party. Ora mo ci abbiamo un bel fight davanti. Poi a quel punto ce ne abbiamo un altro. Sì, sì. Ci ha dato una roba, tra l'altro, qua. Questo buttalo al cesso. Bello questo pure, vai. Lascialo per terra. C'è sto trinket qui che me lo sto tenendo perché non sono certo di quello che ci farò con quel trinket. Probabilmente finirà il cesso pure quello, però. Questi hanno la resistenza al morbo abbastanza altina, però a lei non tanto. Questa però c'ha 11, facciamo così. Il buon vecchio. Tanto lei c'ha l'Iron Swan che bam! 5 danni, ma cos'è? Blasfemia. Vabbè, tutto sommato i danni l'abbiamo fatti, ragazzi. Madre mia. Che carogna. Allora, questo è morto, quindi noi possiamo menare questo, che è morto. Vediamo di fare abbastanza danni anche a quest'altro per levarlo dalla picture. 4-6 preciso. Qua ci deve avere più di 2 di stress. C'ha tutto. Foraccio. Sta combinato malissimo. C'ha qualsiasi cosa. Una cura buffa, tanto quelli sono morti. Bello, bello, più buono. Arrivederci. E buonanotte. A posto. In crisis, no gain is insignificant. Va
buttiamo questa. Più danni e meno speed. L'unico dove gli vedo bene sto trinket qua, raga, è coso. Questo butta accesso. È coso, come si chiama? Il lebroso. Il lebroso è l'unico personaggio che vedo bene con quel. Con quel trinket, onestamente. Dagli ed attacco che sappiamo tutto. Mica male. Allora. Perché questo sta bello gonfio. Teniamo questo. Il panino ce lo teniamo. Questo qua. Finché non c'è niente. Pure. Questo con l'oggetto infiammabile. Tra l'altro poi bisogna fare attenzione perché le cose infiammabili. Bisognerebbe trovare l'oggetto giusto. È complicato. Allora qua dobbiamo andare a destra. Lo so che volevate andare tutti quanti al coso, amici, ma mi dispiace, non si può. Mamma che swappata, cosa sta succedendo? Ok. Cioè, turbo laggatissimo il gioco. Mega laggato. Cioè, proprio le fiamme gli hanno spento tutta la potenzialità di caricamento con cuore. Vabbè. Allora, dobbiamo levare questo dietro come al solito, i danni, va bene. Vai. Caro di DPS Paolo. Vabbè, prima c'avevamo Dismas. Dismas è una sicurezza quando si tratta di tirare le cartelle. Questo è morto. Ok, facciamo così, allora godi di questo tu. Dai. A resistere. Morto di stenti. Dobbiamo rompere i coglioni questo. Questi 8 danni truculenti. Secondo me ce la facciamo ucciderlo col giullare quello prima che faccia cose. Questo qua. Vaffanculo. Ah no, però lui c'ha il blind. È vero, sono un pirla. Ho super cagato fuori dal vaso. Con lei non ce la faccio ucciderlo, credo. No, invece sì. No, vabbè, ma come fanno a resistere sto coso? Certo. Ma certo. Ci avevo pensato al doppio turno con la cura. Mi pare ovvio. Mi sembra il minimo. Dai, fatemi giocare a Darkest Dungeon, uccidiamo i nemici e basta. A simple variable easily resolved. Lui però è blindato, quindi questa lo uccide per forza. Ma ha respinto il veleno un'altra volta. Che cosa putre. Cosa molto putre. E questo in tutta sta manfrina non è ancora morto sto pagliaccio qua. Non vuole morire quest'altro. Immortale sto cosa. Questo è morto, ok. Io stress da levare cose, non ce n'ho. Sai che c'è, faccio così. Poi faccio così. Sta cosa del doppio turno del giullare è pure strong, eh. Molto. Madonna, what? Io ero sicuro, dico, vabbè, ma questo fa il turno e muore. Invece arriviamo al quinto turno dopo 40 resist al Death Door e non vuole crepare sto coso. E andiamo, no? Sto parti mentre sì, guarda, devo dire che mi sta piacendo pure a me. Bisogna
Chiaramente bisogna aggiustare un po'. Me ne ha data un'altra di queste scatolette di merda. Bisogna aggiustare il come giochi il tutto il gioco ogni volta che cambi parti, no? Qua dobbiamo un attimo rivedere tutto. Però secondo me ce la facciamo tranquillamente. Mi sembra. È un buon party. E poi accumula un po' di tutto. Fa un po' di sanguinamento, un po' di veleno. Il fuoco se necessario. C'ha il suo, c'ha il suo. Lo so, sì, Dismas è sempre una perdita. Poi è il mio PG preferito, Dismas, insieme alla Ladra di Tombe, per cui quando non c'è Dismas in party un pochino piango sempre, devo dire. Allora, poi abbiamo l'incontro d'assistenza, abbastanza tranquilla qua, no? Con l'Oasi diamo una curata a lei. Fiducia. Aspiration unites the hopeful. Torce, stress, tutto a posto e possiamo andare avanti. Ma ci abbiamo degli usable per caso che abbiamo droppato? Direi di no. Dei trinchettacci scrausi però sì. Ma dobbiamo andare verso niente perché non abbiamo scelta. Verso un posto di blocco qua davanti, eccolo. Speriamo sia una robicina tranquilla, tranquilla. Insomma. Insomma. Ma come resistono questi? Incredibile. Fagli in blind, va, magari. Magari ci salviamo la vita. Bello! Così funziona. Blind, blind, mi dispiace, sì, zero danno. E sarà meno male che era blind. Se non era blindato, gli avrebbe fatto 400 danni. Puttana Eva, che botta gli ha dato. Che manata. Che manata. No, il blind, vabbè, ovviamente non ha fatto, non ha cambiato nulla, però cavolo. Che botta che gli ha dato. E facciamo così. A slow dissection. An unavoidable end. Bello, bello, bello. Non tanto di combo. Bello croc. L'unica cosa è che io posso fare solo questo con lei, purtroppo. Mi spiace che non lo uccidiamo. Vuole Robby proprio, vuole Robby. Però pensa bene a leggere. Scrivemi curo, perché dopo l'ultima volta che quello che è successo. Questo non muore, preciso. Allora, questo c'ha 448, c'ha 15, non ce la facciamo ucciderlo, ovviamente. No. Ma è a due. Cartelle che ti. Ah, non posso fare letteralmente una mazza con lei davanti. Favoloso. Dai, va. Death door e. Arrivederci, è tosta, eh. Questo è stato un fight brutto. Però devo dire che la degradata è la zona più tranquilla da fare per testare un party nuovo, secondo me. Let it die. Belli golden. Mo che ci abbiamo, vediamo un po'. Io andrei a fare il fight, basta incontri d'assistenza, ne abbiamo fatti 97. Tra l'altro, che dobbiamo fare come obiettivo? Visitare Noasi, quindi già ce l'abbiamo. Ci abbiamo già in tasca questo, favoloso.
The Desperates. Vai coi Desperates. Golden, mazza, questo era un bel loot. Questo era un bel loot. Una volta tanto ci ha dato una serie di cose utili. Questo è il cesso. Buono. Buono, buono. Questi qua, raga, io non so che faccio con sti cosi. Allora, se c'ho un oggetto infiammabile, c'ho il 33% in più di dare fuoco alle cose. Cioè, l'unica roba utile, no, ma varrebbe qualcosa su Paracelsus, ma veramente poco. Quindi, sti cacchi, andiamo a sinistra. Poi il pane, qua, questo si può pure buttare al cesso. Ce ne abbiamo 400 kg di pane, ce ne serve solo 4. Anche perché se avessimo più di 4, non lo potremmo. Cioè, che facciamo, ce lo portiamo dietro, ci occupa spazio. Conviene. Ah, certo, sì. Naturalmente. Lo scontro fortunato contro uno dei mob che tirano delle crocche più grosse della storia. È lui. Che culo. Ah, è vero, pure le loro. Vediamo un po' che c'hanno questi. Raggiungi la seconda locanda. Raggiungi la seconda locanda. C'hanno tutti raggiungi la seconda locanda. Possibile? Così facile. Gioco da ragazzi. Vamo, leviamo questo e poi cominciamo a menare sto coso, sto gibbone d'oro qua. Facciamogli un bel blind, così almeno evitiamo che ci faccia danni, magari missa. Questo è uno dei mob più rompicoglioni del gioco, non per altro ma perché ci vuole una vita e mezza a ucciderlo. Ah, ok, ok. Pensavo che si vedesse pure dal menu questo qua. E allora dopo lo cerchiamo. Questo mob è un problema per questo team. Cioè facciamo zero danni assoluti. Ci abbiamo solamente il giullare e la furia che fanno danni. Mamma mia, che budello che ci ha dato. Non so neanche se... No, sì, ce la facciamo uccidere. Non di molto, ma ce la facciamo. Vabbè, adesso lo uccide, è fatta. Non ve lo ricordate invece sull'uno che c'era quell'altra canzone che faceva dan 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 dan, una cosa del genere? Che taglio, bellissimo. Ancora me la ricordo, che quella la usavi a ogni turno, la spammavi a rullo, favolosa. Tanto questo è il turno che ricarica, per cui, e si fa 400 di armatura. Il giullare lo usavi fisso, facevi buff, 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 sempre a manetta, e poi quando era necessario facevi il destresso, lo usavi come bot per buffare i primi due davanti. Beh, non aspettavo che fosse più tragica questa situazione, devo dire, in realtà, quindi non è stata manco troppo. We are the flame, burning brightly for all the world to see. World, world to see. Dicevo, ma la telecamera. Allora, adesso andiamo avanti. Ci abbiamo un fight. Poi ci abbiamo un non si sa cosa. Che probabilmente sarà un fight. Un altro fight. Abbiamo finito. Ok, è stata veloce sta zona qui. E devo dire, abbiamo droppato parecchia roba. E ci siamo un po' organizzati con questo nuovo team. Stiamo a capire un po' come funziona, quali sono le potenzialità, le rotazioni pure più che altro, no? Di attacchi che puoi fare col teore. Questo è uno scontro gratis, questo è gratis. Bam. E bada boom. A questo punto distribuiamo 9 danni così. Ti pareva che rimaneva corto questo.
Lo stavo per dire, poi mi sono trattenuto. Ho detto, vuoi vedere che sto pirla riesce a fare una cosa durante la partita e tirarmi un critico da 200 sul primo incontro. E così fu. Sto gran pagliaccio d'oro. Non se ne cura. Non ci corre dietro nessuno. Questi l'unica cosa veramente forte che c'hanno è che fanno sti doppi turni proprio farlocchi, un sacco farlocchi che li detesto. Ne avevo bisogno, ma se sei full vita. Boh. Boh. 28. Punito. Così. L'ha messo dietro la lavagna, eh. Mamma mia. Che botta, non mi aspettavo che facesse. La Furia è il nuovo personaggio più strong del gioco. Che croc ha tirato. 28. L'ha messo dietro la lavagna, ma su proprio boom boom boom, così. La metti questo qua. Vabbè, mo finché ci abbiamo spazio lo usiamo. No, lo prendo. Buono. L'ha veramente scrocchiato. Allora, ah beh, buono, ci abbiamo lo studio dell'accademico, che ovviamente sarà uno studio dell'accademico tranquillo. Non è che ci capita lo Shambler, no. Una robina tranquilla. Giusto. Beh. Dacci i sordi. Che è sta roba? Aggiunge un emblema di tipo casuale. Insomma, mezza merda ci ha dato. Però vabbè. E a chi la diamo questa? Proviamo su Robby, vediamo un po' che succede con sto trinket. È un po' strano sto trinket, è un po' hit or miss, perché l'emblema è random, ti può capitare una cosa positiva come una roba negativa. E come voi sapete io sono un po' in disaccordo con l'aumentare la RNG nel gioco, onestamente, perché già è abbastanza random, per cui diciamo, noi combattiamo affinché la RNG sia il minimo indispensabile, anziché prendere roba che lo aumenta e rende tutto ancora più random e miserabile. Bene, comodino bambino e due maestre, molto bene. Bello, eliminiamo subito il comodino. Ma questo c'ha 2, vai, 2, 3, c'ha 6, 10, bisogna menare il comodino, come facciamo? No, in realtà non è necessario, perché c'è il turno di lei. Bello, ok, e il bambino ci saluta, quindi ciao, primo turno, c'è il bambino, il comodino, scusate. Prossimo turno pensiamo al bambinello invece. Le maestre cominciano a aprire il registro e a fare cose. Eccole qua. Svangatura di palle. Guarda sto blind farlocco che mi ha fatto. Mannaggia la pupazza. Fammi così. Così almeno gli levo il dodge. Sta cosa del dodge comunque è stupida. Cioè, se ci pensate, no? Ora, se il tuo personaggio c'ha il blind e il nemico c'ha la schivata, in teoria la cosa giusta sarebbe: viene tirato prima il dado del blind. Se io supero il dado del blind e quindi avrei colpito, viene tirato il dado del dodge, e se supero pure il dado del dodge, allora ti colpisco. Però qua funziona che se tu tiri il colpo e io misso, automaticamente io levo entrambi gli emblemi, sia quello di schivata sull'avversario che il mio di blind, che secondo me è un po' rotta come cosa, perché tu basta che tiri un attacco a buffo quando sei blind, dici vabbè, piuttosto che sta fermo tiro un attacco su un target che c'ha la schivata e gli levi pure la schivata, quindi sostanzialmente nel fallimento hai vinto, ci hai guadagnato tra una cosa e l'altra, che secondo me è sbagliato. Dovrebbe fare che se tu missi l'attacco non gli levi il dodge. Vabbè, si è fatto la punturina.
Valeva la pena di provarci. Ma che, di che è rosicato? Mi stai trascurando di che? Non ho fatto nulla. Nonna, preparatevi alla crocca, ragazzi. 1, 2, 3, badabu. Neanche troppo grave. Vediamo, però fa subito il turno questo merda uomo. Questo merda uomo maledetto. Mamma mia. Ciao Kiko. A deliberate and methodical appliance of harm. Sette, lei sta combinata brutta. Il fatto è che c'ha... Ma gioco, ci provo? Piscio? Stava combinata male lei. Niente, è andata come è andata. Carousel of horrors. E alle iade potano qua. Mi spiace. Ci vuole proprio. Così c'ha anche il sanguinamento, fa il turno e muore. Oh, ecco. Ecco, poi leviamo questo. A parte che curarci adesso ci serve. Oddio, in realtà arrivare in locanda curati non è male. Perché dobbiamo usare meno cose dopo, per cui non è che sia così male. Stressatona. Il crittone col veleno. Leva lo stress. Tattico. Vai, vai, vai. Dallo a lei, dallo a lei. Anche baffarsi va benissimo, non ci sono problemi. Nessun problema. Adesso lei si dà una curata da solo. Facile. Doppia curata. E al prossimo turno ammazziamo sto attrezzo e siamo golden. Però ho detto ammazziamo, eh. Bello, preciso. Questo mi fa il turno e schioppa, mi pare onesto. Preciso, siamo full vita e ci abbiamo pure poco stress. Arriviamo in locanda, raga, proprio al bacio. Ci addormentiamo come dei cucciolotti. Guarda lì, quella roba buona, quella delle frittelle, buono. Ci ha detto proprio bene. Allora, mo però devo buttare qualcosa. Questo qua lo possiamo anche buttare al cesso, allegramente. Questo si butta, frittelle, questo si tengono, tessuto e frittelle si tengono, no. Il tessuto non lo so, che cazzo ci fai col tessuto? Boh, butta al cesso. Questo qua potrebbe tornare utile, ma anche no. Questi due si lanciano nel super cesso volante. Andiamo avanti. E andiamo avanti. Le frittelle sono buone, sono speciali veramente. La meglio cosa in assoluto. Arrivi in locanda, spari le frittelle al team, decolli. Buono, ottimo investimento le frittelle, devo dire. Ed eccoci qua in locanda, signori. Eccoci qui in locanda. È stato un bel viaggetto fruttuoso per il momento. E ci abbiamo questa, che la diamo al medico subito. A Paracelsus gli diamo subito questo. Allora, abilità esplosione disorientante, che però... quale cacchio è l'esplosione disorientante? Allo? Questa? Ok, l'esplosione disorientante mette il veleno. Granata di spore in uso, 66 di veleno. Abilità incisione, meno 100 di coso.
Granata di sporo in uso. Cazzo è la granata di spore? Ah, ce l'abbiamo. Ah, ce la dobbiamo avere qua la granata di spore. Quindi se dobbiamo avere un, come oggetto la granata di spore. Appena la troviamo la mettiamo. Ci abbiamo il 66% di danni col veleno inflitti in più, che è molto buono. Però onestamente l'esplosione disorientante, boh, sti cazzi. Secondo me sta parte sopra sta bene indossà. Cioè chi se la schioppa. La parte buona è il fatto che facciamo il 66%, facciamo quasi il doppio di coso. Quindi con questo faremo 4, arriveremo a fare 6 o 7 se, quando poi lo potenziamo ancora di più. Quindi buono. Ma raga, io comunque direi ci fermiamo qui per stasera. Sono contento che siamo andati un pochino avanti. E ci vediamo il prossimo venerdì sera con altro Darkest Dungeon Live. Giovedì con questa live in differita se non ve la siete vista. E poi con Yakuza Like a Dragon, che sta arrivando. Devo registrarlo la prossima settimana. Quindi raga, come al solito, grazie per seguire le serie su YouTube. Grazie per esserci qua la sera su Twitch. Io vi ringrazio tantissimo, vi auguro un favoloso Capodanno, quindi dai regà, divertitevi Capodanno, divertitevi domani, sarà una bella giornata, divertitevi, sì, domani ancora, tra mezz'ora è già domani. Divertitevi, fatevi buon Capodanno, divertitevi tanto, riposate l'uno e poi il 2 si ricomincia a lavorare tutti quanti. Ci vediamo poi dal 2 con le nuove puntate, quindi venerdì prossimo con la live e come al solito dal 2 puntatone. Quindi regà, buon anno, buonanotte, dalle tutto, bella vips, ciao.